Mimmo Sabatelli, sono arrivati due punti importanti contro Campli, squadra tra le più forti del campionato, ma forse la cosa più importante è che con un successo del genere in voi aumenta l'autostima in maniera esponenziale. Sì, sicuramente, una vittoria difficile, lo sapevamo, però abbiamo lavorato tanto in questa settimana, abbiamo preparato bene la partita, siamo partiti un po' contratti, loro erano più esperti di noi. E sono partiti forti, abbiamo preso questo break iniziale che abbiamo portato avanti per 20-25 minuti. Credo che stasera era la prima volta che ci trovavamo ad affrontare una situazione nuova, perché le altre partite, bene o male, avevamo sempre preso noi il break di vantaggio e l'avevamo mantenuto. E devo dire che la reazione è stata grandissima, devo dire che i ragazzi hanno, tutti quanti noi, dalla panchina in campo, abbiamo tenuto la calma, siamo stati tranquilli, sapevamo che la partita si vinceva negli ultimi minuti, quindi era una battaglia, siamo stati bravi a restare attaccati e poi nei momenti cruciali abbiamo stretto un po' più in difesa, perché all'inizio eravamo partiti molli, avevano segnato troppo loro in attacco, e devo dire che poi alla fine siamo stati anche esperti, questa è la cosa che mi è piaciuta, quindi una vittoria importantissima. Ultima considerazione, due settimane fa siamo trovati a parlare del problema, comunque la difficoltà di avere dei ragazzi in squadra che soprattutto nel ruolo di play, che dovevano crescere. Oggi, a mio modesto avviso, ho visto un Panichella sopra le righe proprio. Sì, sì, sicuro, ma noi abbiamo scommesso su questi ragazzi. Oggi Mattia era in partita e onestamente un po' di esperienza l'ho voluta con Rosario, e quindi forse ha trovato un po' meno spazio Marco, ma Marco ci sarà possibilità di avere spazio, perché ripeto, questa società e io abbiamo scommesso su questi due ragazzi. Devo dire che io ho la fortuna di avere un gruppo dove, tra virgolette, devo fare delle scelte e mandarne addirittura due o tre in tribuna, quindi sono anche fortunato. C'è spazio, ci sarà spazio per tutti, però devo dire che sicuramente questi due ragazzi su cui stiamo scommettendo alla fine usciranno alla grande, come ha dimostrato stasera Mattia, che ha fatto veramente una grande partita. Ma oltre Mattia, credimi, tutti, anche due stranieri oggi, Wilson, Fall, Scotto, ma tutti, Rosario, per quello che ha, tutti, Biagio, stasera veramente devo elogiare tutti quanti, perché hanno dato il massimo.